Megap della diretta, replicato, bis. Cantereccio Rifatto veloce veloce. pure questo, Sì, come la diretta di oggi. tutorial Abbiamo Sanremo. con papavero. Lo Le sai che sette, i papaveri papaveri sono sono alti, 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 e e tu tu sei sei piccolina, piccolina, e e tu tu sei sei piccolina, piccolina. lo sai Vabbè, che... il mood è questo, quindi vi lasciamo al video che è venuto un po' più lunghetto del solito perché è divertente. Abbiamo replicato questo trucco e vi ricordiamo che se vi dovessero servire delle consulenze, le consulenze gratuite Inglot sono attive fino a lunedì sera. Quindi potete scrivere alle pagine Facebook e Instagram e il codice MARI30 sul sito è sempre attivo fino a lunedì sera con il 30% di sconto. Vedete il video, se vi piacciono dei prodotti andate a vedere nel testo del video, ve li abbiamo scritti, se no replicate con... Quello che avete a casa. Assolutamente. Fateci sapere se vi è piaciuto il make-up, se avete fatto 4 risate con noi e vi lasciamo il video. Ciao. Benissimo, finita adesso la diretta. Io qui pronta per struccarmi Sta perché... sminchiando una confezione di dischetti. Sempre con le buone mani qui. A volte lui mi dice, guarda, ti do questo, aprilo tu perché ci vuole Tu che hai pazienza. pazienza? Strunk. Ok, vado di acqua micellare e intanto, insomma, la diretta è stata carina e replichiamo questo make-up, anche se abbiamo visto non essere abbinato Con la con la vestaglina. vestaglina. Vi ricordo che l'acqua micellare è un sapone, perché rifacciamo il giochino del Sofia Sofia. Esce schiuma. Quindi non la lasciate sul viso, ok? Se vi dicono il contrario, non gli date retta e se volete, potete anche Sciacquate. usarla così comunque. In più, l'acqua micellare funziona perché le micelle tirano a sé come un magnete il prodotto. Ergo, quando lo poggiate sull'occhio, aspettate quei pochi Lasciate in posa e secondini, poi... perché per magnetismo poi quando fate questo viene via tutto, ok? Quindi non cominciate subito a stregare. Io continuo a struccarmi. Tu cosa volevi aggiungere? Altro sull'acqua micellare? No, più che altro loro chiedono spessissimo se l'acqua micellare può essere il primo step della doppia detersione. Esatto, la risposta è sempre no. Perché le micelle sono le molecole di sapone. Quindi la prima fase è oleosa. Di conseguenza, l'acqua micellare, Non se può essere il volete, primo step. potete collocarla nella seconda fase, ma secondo me questo rientra più nel discorso di uno struccaggio classico, quindi acqua micellare, e infatti dopo vado di tonico. Comunque, guardate di qua, adesso vado anche con l'altra parte. Ok, strofino per bene qua sotto e con un cotton fioc adesso, mi sciacquo e siamo E pronti. via. Sciacquato. Vado di tonico, ok? Non me lo vedono quasi mai utilizzare. Lo rispieghiamo perché si mette il tonico. Le mani. Noi facendo detersione, oltre allo sporco, il make-up non riesce ad aprirlo, adesso lo aprirà, ce la farà, ce la farò. C'ha tutte le Ecco mani. qua. Grazie, E oltre a tutte queste belle cose, togliete anche quella che è la protezione naturale della pelle, cioè quella miscela di acqua e sebo che protegge la pelle e stabilisce questo film trolipidico. idrolipidico. Che Nonché toglie anche il calcare in rimanelli eccesso di nell'acqua. calcare, sì. Beh, intanto io idrato, siero a me! Sembra una roba da MasterChef. Tanto mi piace dopo lo struccaggio. A voi non vi piace, insomma, proprio questa coccola. Scusate, se no faccio come prima, me ne accorgo sempre in questa fase. Ok, una deidratazione di ciuffi. Adesso io ciuffi, no, l'ho lavato stamattina. Poi il contorno occhi che era caduto, quindi all-in, che oggi durante la diretta ci hanno detto un sacco: bello, bello, magnifico, Bravo! fantastico. Ma in realtà è una delle cose di skincare più vendute in assoluto e più ricomprate in assoluto, quindi vuol dire che vi piace. Anche perché il costo è buono, Abbordabile. perché per la qualità del prodotto c'è. Io quello che mi avanza comunque, poi vado qua, sono solo piani. Ma male non fa. No. Ricordiamo che questa è una domanda. Posso mettere il trattamento viso su contorno occhi? La risposta nostra deve essere no. Arrivaccio a MasterChef, vediamo se Vai. arriva. Ah, beh, ho idratato il muro. Va bene. Non lo dire a Fabio, però. No, Overmat. no, no. No, perché? Perché i prodotti contorno occhi sono oftalmicamente testati. I prodotti viso Però se fate il no. contrario, Si può si fare. può fare. Io vi metto già, se vi metto adesso il trattamento labbra, ti piace? Così Sì, vi vai. tratto tutta. Questo è un primer labbra.
Cosa abbiamo fatto nel make-up della diretta? Abbiamo ricreato un trucco glow estivo, quindi una pelle molto luminosa, colorato e a lunga tenuta. Quindi lo rivediamo insieme perché c'è la selezione di colori che oggi mi ha portato Simone. Primer. Comunque primer, perfezionatore di pelle. E perché perfeziona la pelle? L'abbiamo detto un sacco di volte, il segreto sta nella rifrazione luminosa che rifrange la luce in una maniera tale da nascondere quelle che sono le imperfezioni. Minimizzare. Esatto. E la pelle rimane più otticamente rimpolpata, tesa e fresca. Ora lo lascio evaporare. Ti piace se nel frattempo faccio già le sopracciglia? Sì, sì, vai. Le sopracciglia le potete fare prima. L'importante è che se le ridisegnate molto, poi gli date una ritoccata dopo. Perché quando, quando stendete la base, state attenti a non andarci troppo vicini. Allora, Simone, fai vedere cosa è successo durante la diretta di prima. Cosa abbiamo... Ve lo ricordate che era già caduta? Ok? Era già caduta. E si è rispaccata, quindi tutorial su come ricompattare le polveri da breve, lo rivediamo. Sì, è necessario. Per le sopracciglia sta utilizzando il comodissimo Brow Gel 16, giusto? Con pennellino in combo. Questo è beige, però il pennellino in combo è bianco. Potete scegliere se prendere il pottino da solo oppure il set con il suo pennellino. Ma dovete necessariamente avere un pennellino a casa in diagonale. Assolutamente. Perché altrimenti... Diamo delle opzioni di colori, se dovessero prendere nel Vai, gel io proseguo. Solo. Allora, il 16 è un passepartout. Il 15 va bene se siete un po' più rossicce di capello. Il 17 se siete molto calde come castano. E il 19 o 21 se siete more. Si sta mettendo il correttore che è l'All Covered 105. 105. Guarda, aspetta a fuoco. Come lo taglio di mezzo. E lo sta mettendo come una nativa indiana. Perché? Perché vado a fare una base molto delicata nella copertura, perché utilizzerò l'effetto fondotinta, quindi intensifico la copertura e do il punto luce con il 105 dove mi occorre. Non è più a UG. No. Sfumo qui. Tra l'altro, se voi schiarite alcuni punti, in maniera naturale, nell'altra parte dove non è schiarita si percepirà un'ombra. Guardate soltanto primer e correttore. Ma vado veloce perché sennò sembra che ci voglia tanto tempo, quando in realtà non è così. Vero. Mi utilizzo il tan, che è l'effetto fondotinta che non ha necessità di essere incipriato e a lunga tenuta, no transfer. Dalla copertura però effetto fondotinta perché è estremamente leggero. Leggera. Oggi durante la diretta l'abbiamo mescolato insieme alla terra liquida. Per ottenere un effetto più bronzante. Questo lo passate anche su collo e décolleté, perché ho ancora le chiazze della tua bronzante, diciamo della terra liquida. Anche per cosa si può utilizzare in questo periodo? La terra liquida si può utilizzare sulle gambe. Se non mettete le calze perché inizia a far caldo, ma volete comunque una gamba colorata, potrebbe andare benissimo. Cos'è? La 94, che è la più delicata. Questo è l'effetto, la copertura. Nulla toglie, essendo ancora nella fase crema, che possa utilizzare delle coperture aggiuntive. E adesso vi ci metto sopra il pottino 58, che invece è più pastosello. Nutriente. Nutriente. Cioè, il pastosello non è un'accezione negativa, è semplicemente una definizione di un prodotto che è più nutriente, più, è più elasticizzante, forse. Sì, 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 sì. È un... per un contorno occhi che ha bisogno di una ravvivata. Ok, ora posso andarmi a colorare. Ovviamente se usate brush o usate terra in polvere o usate brush in polvere, fatelo dopo aver utilizzato la cipria. Io, avendo bisogno di dare elasticità alla mia pelle, vado con un prodotto in crema. Utilizzo un blush in stick durante la dirottera del malvetto, vero? 305. Il malvetto, dove lo metto? Dove lo metto? Ovviamente 306, 307. E ovviamente sì, con qualsiasi colore voi vogliate farlo,
Però ricordatevi che la crema aiuta proprio nella distribuzione del prodotto in facilità col polpastrello e aiuta anche nell'elasticizzare la Rimane parte. elastica. Quindi, ta 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 ta. Se sfumarlo più o meno, ovviamente lo decidete voi, come potete anche aggiungere strada Esatto. facendo. Una volta che l'avete sfumato, se non vi soddisfa, lo rimettete, lo risaturate. Con le dita che sono ancora un pochino Con le sporche, fate mani, questo con con le le mani. mani. Ciao, Questo ciao. Vado qua è un video sopra. Sanremo. Sì, è vero. Ma li lasciamo questi pezzi? Sì. Sì! Ok, adesso posso andare a settare, fissare e incipriare. Utilizziamo come durante la diretta la 405. Esatto. E la 405 in questo periodo è magari più adatta come rifrazione luminosa o se siete da medio a scure. Però guardate che base bella luminosa. Cioè luminosa senza essere perlata e soprattutto trasparente, estremamente confortevole. Ora me la rendo però luminosa. Ecco la selezione che mi ha portato il buon Simone. Voilà. Illuminante 153, diverso da quello di ieri che era Più il più freddino. freddo, che era il 154, e poi abbiamo quattro cialde colore differente. Anche i marroni sono in pigmentazione e in colorazione differenti. Quello di ieri era super Boom! pigmentato, questo è un marrone più gestibile, più semplice da utilizzare. Vi ricordo sempre che la Dream It è la confezione che voi potete matchare come volete. Quindi se vi piace uno di questo e uno sul sito, voi la componete Componetela come assolutamente come volete. vi pare. E anche quando i pennelli non li trovate, improvvisate. Oggi c'è un pennello a penna, adesso prendo questo. Fa Così. niente. Tanto mi devo soltanto andare ad ombreggiare qui esternamente. Se vi viene a chiazza all'inizio, don't worry. Perché questa è la linea di costruzione che vi date, poi piano piano iniziate a. Tutto si risolve. Se volete all'inizio avere una linea guida più precisa, potreste fare tutto il disegno con la matita, come facciamo sempre. Altrimenti iniziate con il pennello e sfumate. Ovviamente il pennello a penna, essendo più di precisione, è una sezione più piccola, Un'immagine più piccola. concentrata, sì, è più semplice. Potete farlo anche se vi cadono altri pennelli, ci dovete porre tanto più attenzione. Cosa sta cercando? Ho trovato quella penna che è il 49SS. Vi faccio... Ah, anche nel quanto colorano gli ombretti, perché se voi prendete il colore con un pennello più compatto, ovviamente il pigmento sarà depositato in maniera più concentrata. Come Più vedete, cambia, più satura. satura. Avevo abbinato vicini, che è un po' strano, un freddo e un caldo. Giusto, amico? Sì, ma a un certo punto eri andata con questo grigino che ha dentro un po' di viola, che Questo ha lo posso dentro un po' togliere. di... Lui, qui guardate tra l'altro quanto colora. Perché ero vestita con un vestito vestaglioso, proprio le definisce un po' vestaglie multicolor, e ho detto ok, andiamo a mecciare un po' di cose. Molto luminoso. Sì, questo è molto molto luminoso. E poi ero andata con il burro panna, che ha una scrivenza altissima, ad annullare la rima interna. Perché è importante avere sempre un colore di questo tipo, un burro bello intenso? Perché vi va proprio a fare da col pelle correttore dove serve. Pure qui Questo è il 353 ve lo che è scriviamo. un po' più chiaro rispetto al 253 Allora, di ieri. io lo metto proprio qui bello pieno e poi ovviamente sfumo. Questo vi aiuta anche tanto ad aprire l'occhio se avete bisogno di distanziare lo sguardo. Se avete già lo sguardo molto distante, invece no, non lo schiarite. Vi aiuta anche qua perché Sì. fissa quello che andate a mettere e vi ripulisce la linea che avete dato. Ora, Aiuta anche ad alzare un pochino lo zigomo. ma per alzare lo zigomo facciamo un'altra cosa prima. Che cosa facciamo? Passiamo l'illuminante. 153. E voilà. A me. Tidì. Ma vorrei tonalizzare il make-up con il blush. Si può fare col blush in crema? Sì. Sì, Come certo. si può fare? Con un pennellino a setola larga prendete il blush e potete salire un pochino per ammorbidire la sfumatura e come si dice, abbinarla al make-up che avete fatto. L'unico accorgimento, essendo una crema, adesso dovete andare ad asciugare. Quindi riprendete un velo di cipria e ce la passate sopra.
Mossa. Evviva! Passiamo al colore vero e proprio. Io lo faccio con un verde, che è un verde bosco estremamente estivo perché è dorato, è perlato. Voi potreste farlo con quello che volete, vado col verde sotto. Certo, sarebbe stato meglio un blu oggi. Sì, però abbiamo un boschetto. Lo passo nella rima interna e sotto. Non dovete avere paura, se non vi piacciono le matite o volete crearvi una colorazione, a parte sotto avrei potuto farlo anche con due toni, dentro uno e sotto un Sì. altro, cioè dovete imparare a giocare con gli ombretti per creare delle linee. Acqua stick, quello melanzana. E voilà. Questo vi permette di fare una riga colorata, ma a lunga tenuta. Perché ricordiamo che gli acqua stick sono, una volta che si asciugano, smooth proof, Smooth cioè se vi sfregate non vanno via. In più sono estremamente utili qualora con il mascara vi macchiaste, perché proof. tutto. Oggi mi utilizzo il Long Four, che è un mascara più ciccioso. Coprono. E ha una pallina sopra che vi aiuta per le lunghezze, i particolari, quello che volete fare. Con l'acqua stick chiaro sono andata ad illuminare qui sfumando i bordini. Mi raccomando, l'unica cosa, sfumatelo bene qui nel dotto perché sennò ve lo illumina e non va bene. E se volete, qua sotto diamogli quella punta di riverbero all'arcata. L'altra acqua stick l'ho preso e me lo sono passato sotto. Ho sfumato il verde sotto con questo oliva, perché mi avrebbe dato una sicurezza nella tenuta, dato che appunto l'acqua stick sta lì e non si muove, oltre che avrebbe sfumato il verde. Di terra che c'è, ok, ce l'abbiamo, quindi meno male che ne avevo presa una in più. E questa è la terra che, come abbiamo detto prima, la cipria che non vi asciuga, questa è una terra che non vi dà quell'effetto di arsura, perché è la 707 che ha dentro vitamina E e l'olio di semi di fuffa, gruffa. Fuffa. Vado di papavero e mi applico, La matita. se la trovo. Abbiamo detto l'altro giorno, lo ridiciamo, queste matite hanno un brevetto per cui le lanciate a terra e non si rompono. Proviamo a provare. Proviamo. E poi andiamo di papavero. Ovviamente è un rossetto, quindi non è super long lasting, ma vi assicuro, come avete visto, c'è ancora un po' di rosso sulle labbra, l'avete visto anche ieri, con tutto che mi sono struccata. I colpi tutte le volte. Sta ancora lì. E stranamente non ho preso prima Peonia, ho preso prima papavero. Ok, va bene. Mi sono papaverata. Lo sai Sai che i che i papaveri papaveri sono sono alti, alti, tutti alti. E mi spruzzo un po' di fixers. fixers. Scusa, hai ragione. Però te l'avevo avvertito Stavolta ero stavolta. pronto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo replicato. Abbiamo replicato. Domani non credo che ci riusciremo a vedere, però io cercherò di esserci lo stesso. E vi ricordiamo che la promo Inglot terminerà lunedì a mezzanotte. Quindi lo sconto del 30% con il codice MARI30 sul sito sarà ancora attivo per 2 giorni. Sarà domenica, lunedì Lunedì. e poi finiamo. E Consulenze. ancora attive, potete scrivere Facebook, Instagram sulle pagine di Inglot, mandare le foto e chiedere ciò che volete. Se sono cose veloci anche sulla live chat del sito. Bene, quindi noi vi aspettiamo, cerchiamo di rispondere sotto a qualche commento e niente, vi auguriamo un buon fine settimana. Ciao! Ciao!